Buonasera e ben ritrovati ad una giornata particolare, la rubrica di informazione curata da Centro Abruzzo News. Questa sera ospite della nostra trasmissione Silvio Formichetti, l'artista pratolano che fa sempre parlare di sé nel nostro territorio, nel nostro Abruzzo, ma soprattutto fuori dai confini, della nostra regione. Con lui quindi faremo una panoramica su quella che è la sua passione, la pittura. In regia con me, come sempre, Marco Prosperini. Buonasera, Buonasera. Grazie ben trovato e grazie di aver accettato il nostro a invito. voi per l'invito. Partiamo subito con questa carrellata di domande e volevo chiederle come nasce la passione per la pittura? La passione per la pittura in un qualche modo mi è stata inculcata da bambino, in quanto a casa mio padre e la mia famiglia erano cultori appunto delle arti in genere. Spesso la mia abitazione, la mia casa era in un qualche modo salotto di eventi artistici. Ovviamente si parla di artisti locali, che oggi qualcuno è anche ad un livello internazionale, altri un po' meno. Comunque, ecco, sono cresciuto in un contesto artistico e da qui si è scaturita questa mia passione che negli anni crescendo era. Inizialmente, come tutti, ho sperimentato la pittura figurativa e poi, pian piano, crescendo, maturando, ormai sono da 20-21 anni che pratico la pittura astratto, informale. Perfetto, senta, è partita il giorno della festa del papà, la sua ultima mostra in ordine di tempo e durerà fino al 24 aprile, Evoluzione del silenzio, il tema al Castello della Rocca d'Umbertide. Ce ne parla lei? Che cosa ha trattato in questa mostra? Sì, la mostra Evoluzione del silenzio in un qualche modo raccoglie una serie di opere che partono dal 2006 fino al 2016 e affrontano il tema del silenzio, che è un tema ricorrente per questa mia espressione, per quanto concerne la mia espressione. Non a caso l'opera portata in Biennale nel 2011, alla 54esima Biennale, aveva come titolo La materia mi invade mentre il silenzio urla. Perché il silenzio? Perché in me c'è un dialogo molto intimista, personale, che si esprime urlando, quindi un silenzio interiore che urla con questa espressione, con questa Quindi una manifestazione. sorta di musa, quella che si definisce musa ispiratrice. Beh, per me la musa ispiratrice può essere di tutto e di più. In questo concetto, sì, in questo caso sì, assolutamente. La Rocca di Umbertide a Perugia, Umbertide o Umbertide, non so come chiamarla con esattezza, è comunque un luogo molto importante dell'Umbria, anche del centro Italia, dove hanno già esposto artisti del calibro come Burri, Bonalumi, i Basaldella, Mirko e Afro. E comunque è una location che ospita artisti di un livello medio-alto. Senta, abbiamo parlato di Biennale, Sì. chiaramente un successo importante, lei è stato scelto direttamente da Sgarbi, che cosa ha provato in quel momento? A Biennale, come partecipare alla Biennale è come per un attore partecipare alla notte degli Oscar, partecipare all'Oscar e per un giocatore partecipare al Mondiale. È la massima rappresentazione da cui ambiscono tutti gli artisti. Io ho avuto la fortuna di parteciparvi nel 2011 al Padiglione Italia, perché la Biennale del 2011, che poi veniva gestita con i 150 anni dell'Unità d'Italia, fu anche Biennale regionale. Per un artista aver partecipato alla Biennale di Venezia, però al Padiglione Abruzzo, Lazio, a livello curriculare è sempre Biennale di Venezia. Ma io fui portato direttamente al Padiglione Italia, all'Arsenale a Venezia. Beh, Quindi un surplus rispetto a sì. Ripeto, quello dei padiglioni a regionali. livello curriculare è uguale, però a livello visivo. Senza, quale differenza ha provato? Cioè, questa biennale le ha fatto fare l'escalation, secondo lei? Bisogna capire in che senso, se da un punto di vista curriculare, sì. Da un punto di vista commerciale, no, cioè,
io vivo di questo lavoro, comunque non è che faccio altro, lo facevo prima della biennale e continuo a farlo adesso. Non è che si può dire ha fatto la biennale quindi le quotazioni sono salite, no, le quotazioni anzi sono rimaste stabili perché con la crisi che c'è, certo, ovviamente non è che il quadro è una priorità. Comunque la biennale è un riconoscimento importante. Senta, più che una domanda è una curiosità, predilige un colore lei nei suoi quadri? Colori forti, poi il colore è sempre un incontro segreto, quindi mettiamolo un po' più sul poetico. Ci sono dei momenti, anche questo forse dipende dallo stato d'animo, che posso prediligere il blu, il giallo, il rosso, che sono, ecco, ho citato questi colori che solitamente si notano nei miei quadri, però a volte ci sono anche altre tinte, altre sintonie che mi rappresentano in quel determinato momento. Ovviamente una cosa è importante da dire. Solitamente in un mio quadro si evince il colore nero. Sì. Ma questo colore nero non è un colore che vuol rappresentare uno stato d'animo scuro, cupo o luttuoso. Il colore nero nella pittura informale non è altro che il contorno, il corollario dell'opera d'arte. Perché prova a immaginare un quadro senza questo tipo di espressione, senza il nero, Non ha la stessa forza, è come certo. Dipingere un volto e non fargli il contorno. Com'è stato il passaggio nel dipingere i volti e poi passare all'astratto? Ha lasciato definitivamente l'altro mondo, se così si può definire? No, oddio, in pratica dipingere figurativo per me non mi dava più quell'emozione, cioè mi vedevo troppo manierista. Quindi ripetermi, essere obbligato a delle determinate tecniche, perché dipingere figurativo ha bisogno di tecnica, proprio tecnica costruttiva, quindi rispettare una prospettiva, un punto di fuga. E quindi mi rivedevo troppo manierista, non avevo emozioni. Invece con la pittura informale, gestuale, chiamiamo con questa espressione, mi sento più libero, come in realtà lo sono. Come viene scelto secondo lei un astratto? Perché poi chiaramente i quadri, come gli abiti, tutto ciò che si indossa o che si può avere per casa viene scelto a livello soggettivo in base al gusto. Secondo lei i suoi clienti, chi viene nel suo studio, come li sceglie? In base ai colori? In base agli stati d'animo? In base al periodo anche, perché l'artista ha anche il ciclo. C'è il ciclo dell'evoluzione del silenzio, della pittura in divenire, del viaggio mistico, delle intime confessioni, del labirinti dell'anima, dialogo con l'infinito. Io il mio lavoro lo divido in cicli, ci sono diversi cicli che affronto. In quale ciclo è adesso? Adesso abbiamo concluso l'evoluzione del silenzio. Silenzio e dovremmo probabilmente riprenderò un ciclo inerente il dramma dantesco, l'inferno dantesco. La Divina Commedia, chiedo scusa, dove la prima è stata fatta a Pescara all'Exaurum con Inferno, Allegorie della Coscienza, curato da Arianna Tollis, e probabilmente quest'estate... E l'Inferno si avvicina molto di più ai suoi colori, visto il rosso, il giallo? Beh, dal punto di vista mitologico forse, ma poi dal punto di vista... del sentimento, credo di no, spero di no. Quindi adesso ci sarà Paradiso e Purgatorio, o Purgatorio e Paradiso? È da vedere, una cosa è certa, che entro l'estate ci sarà qualcosa, credo Paradiso o Purgatorio, all'Abbazia di Monte Cassino. Ah, perfetto. Quindi è il ciclo che continuerà. È il ciclo che continua, poi tra un paio d'anni, non so l'anno prossimo, ci sarà l'ultimo ciclo. Senta, lei come dipinge i suoi quadri? C'è soltanto pennello o con l'utilizzo di altri materiali? Allora, io utilizzo il pennello come utilizzo la spatola. Ecco. E a volte anche l'intervento della mano, proprio il gesto gestuale, perché mi sento proprio di avere un rapporto dinamico con l'opera d'arte, perché per l'opera d'arte nel momento in cui viene realizzata per me... è quasi un essere umano, ha un'anima il quadro. Io sto guardando le sue immagini, potremmo definirla una danza questa pittura? Anche, possiamo definirla tutta, perché tutto possiamo definirlo, perché per me l'opera d'arte nel momento in cui la sto realizzando
è proprio un rapporto personale. Fai finta che sto corteggiando una bella donna, la stessa cosa, fino a quando arriva il punto che è mia questa bella donna. E in questo momento, nel momento in cui è terminata l'opera, penso già a corteggiare quella più bella il giorno dopo. Quanto impiega, visto che stiamo parlando di tempo, per realizzare... Non si può fare una domanda del genere. È assolutamente impossibile, perché un quadro può essere realizzato, ma questo vale sia per, per il figurativo che per l'informale, che per le installazioni. È un attimo, un momento, come può essere un momento di 5 minuti, di mezz'ora, di 3 ore, di 2 giorni. Ci sono opere che comunque le ho iniziate, poi le ho lasciate, le ho riprese dopo mesi. Perché magari non era ispirato, sì, a dovere. Sì. Senta, la sua carriera è stata una carriera, è stata e lo è ancora, fatta di grossi successi, sicuramente sì. Qual è stato quello più sentito, oltre alla Biennale? Beh, uno dei momenti più sentiti, più importanti, è stata la mostra che feci al Chiostro del Bramante, a Roma, perché prima di me c'era Warhol, dopo di me c'era Kandinsky, quindi mi trovai nel mezzo e quella è stata una bellissima esperienza. A livello... potremmo recitare Dante nel mezzo del cammino di nostra vita. A livello collettivo, l'ultima è stata con un progetto della Fondazione Luciano Benetton, proprio nel 2015, sì, la ricordo. Curata da Luca Beatrice e Mago Mundi, che è un progetto mondiale dove, ecco, questo a livello collettivo. A livello personale, tra le mostre più importanti c'è quella a Palazzo Venezia a Roma, ce ne sono diverse. Che poi Roma... Sì, oddio, Roma... Ha tutto un fascino particolare, Roma, il Chiostro del Bramante, Roma ne ho fatte Palazzo tre, Venezia. Ho iniziato con Roma, il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, poi successivamente con Palazzo Venezia, e poi c'è stata questa fatta al Chiostro del Bramante in occasione della Biennale. In concomitanza facevo la Biennale e il Chiostro del Bramante. Dovrei essere di nuovo a Roma il prossimo anno. Senta, ci apprestiamo a vivere un momento importante in questo territorio, il bimillenario della morte di Ovidio. Sì. In cantiere tante iniziative, una di queste è proprio una mostra di pittura dei pittori Peligni organizzata dall'associazione Ares. Sì. Lei in tutto questo come è collocato? Sono collocato con una personale che farò, non so, credo a Sulmona di certo, perché so che qui all'abbazia dell'abbadia c'è un'altra persona, ci saranno due personali e tra l'altro due pittori pratolani siamo, quindi un figurativo e poi ci sono io, un progetto curato dal professor Gian Curerà Antonio. Anche nelle metamorfosi, perché si parla di metamorfosi. Beh, sì. Però poi nelle personali non so se questo tema può... Assolutamente, farò proprio un ciclo apposta per questa cosa. Sarà un ciclo proprio dedicato alle metamorfosi. Senta, stavamo parlando di Roma, dell'Abruzzo. Questa associazione, chiaramente l'Abruzzo le dà i natali. Come la sua terra guarda la sua pittura? Soprattutto riferendomi a Pratola, perché sappiamo che Pratola... voglio dire, è un territorio molto ricco, fatto di persone che hanno sempre raggiunto i propri obiettivi. Esatto, è vero, questo è vero. Guarda, devo dire la verità, noi abbiamo sempre due popoli, quindi, però la maggior parte di questi due popoli, diciamo un buon 51%, senza esagerare, mi è a favore, quindi per questo ne sono veramente felice e contento. Per quanto riguarda Pratola, altrettanto, poi Pratola è comunque un territorio, una cittadina che si dà da fare a livello folcloristico, non a caso le varie feste della Madonna della Libera. Diciamo che è una cittadina che reinveste, non pensa soltanto a guadagnare, ma reinveste per creare futuro. E questa... È un'ottima arma. Non ultimo il forte impegno della società sportiva, che comunque sta facendo un campionato molto dignitoso, dove il presidente Gianluca Pace... Le hanno consegnato portando... un riconoscimento, se non... Sì, io sono ancora consegnato, no, sono comunque membro onorario della società sportiva
ci tengo a dirlo perché per me è un orgoglio, un onore. Anche perché lo sport è sempre lo sport. Lo sport è sempre lo sport e questa, appunto, questa società sportiva sta facendo un ottimo, un eccellente lavoro anche. Quindi vede che dalla pittura, dalle varie cose, si va a finire ad altri argomenti. Sì, è tutto un anello di congiunzione, su questo ha perfettamente ragione. Senta, lei fa anche, non so se si chiamano estemporanee di body painting, è così il termine? Quelle sono performance. Performance, ecco, perfetto, non mi veniva il termine. Sono cose che vanno fatte perché la mia espressione si sposa benissimo con questi eventi, con queste manifestazioni che poi vengono fatte o privatamente nel mio studio, oppure ho avuto modo di farle negli atelier di Damiani Gioielli, a Sofia in Bulgaria, qui in zona Scanno. Quest'anno partirà un progetto territoriale appunto con queste manifestazioni. Queste servono un po' per uscire fuori dai canoni pittorici, quindi andare un po' oltre, e poi è anche più... Spieghiamo ai telespettatori, perché molti non conoscono questo termine, com'è questo tipo di pittura? Abbiamo visto passare delle immagini. Io realizzo un'opera e poi sulle tonalità di quell'opera vado a coprire, a dipingere il corpo seminudo di una donna possibilmente. A volte mi è stato detto anche degli uomini. Una volta solo ho dipinto un uomo, anzi due uomini in Brianza, alla Notte Bianca di Seregno. C'erano tre modelli, di cui due uomini e una donna. E quindi l'uomo, la donna che viene dipinta con le tonalità del colore del quadro e poi questo corpo dipinto viene accostato al quadro e sembra un corpo unico. Quadro, sembra quasi che la donna stesse uscendo dal quadro. Le faccio delle domande che forse possono sembrare banali, ma mi piace capire. Ha detto adesso che preferisce le donne per questa tecnica, per la forma del corpo, nel senso che dà più movimento in questo senso. Per la forma del corpo, anche perché il corpo femminile è il bello. L'uomo è più narcisista, sì, è più egocentrico, ma rispetto alla donna, secondo me. La donna tutto giustificato, quindi preferisco il corpo della donna. Lei è narcisista? Beh sì, egocentrico, come tutti gli artisti. Sarei un ipocrita nel dire il contrario. Che vita svolge un artista? Ma la mia è una vita normale, credo, a volte. Comunque una vita, io sono un padre di famiglia, quindi... prima facevo una vita un po' più da bohemien, prima di sposarmi, ma forse era l'età, era il calarsi nel personaggio. Adesso faccio una lo vita studio normale, fresco, appunto. Lo studio fresco. Senta, nel suo studio un portafortuna? No, un talismano, qualcosa del genere? Sì. No. Ci sono degli oggetti comunque che ce li ho perché ne sono affezionato. Sono anni, anni, anni. E li conserva? Li conservo, sono in evidenza, anche dei pennelli storici, perché per me... Guardi, dico una cosa, io ho il materiale che usavo 30 anni fa e sta lì quel materiale, perché per me buttarlo è buttare qualcosa che... No, di c'è forte, chi magari per mantiene la stessa tavolozza perché no, ha un significato particolare. No, il significato che do è che questi attrezzi... vivono ancora anche se non sono usati, proprio per il rispetto che ho per l'arte, per la pittura, anche perché hanno dato tanto nel corso degli anni. Appunto. Senta, invece secondo lei che cosa è cambiato in questi anni nel vostro mondo? Ma mi riferisco sia alle tecniche ma anche ai colori, se c'è stata qualche evoluzione. No. Sì, vabbè, è subentrata un po' l'arte digitale, però quelle sono altre sperimentazioni che vanno al di fuori del concetto pittorico. Io sono pittore, quindi uso la materia pittorica, il pennello, gli attrezzi per dipingere. Poi ci sono altre situazioni che sono venute fuori da un ventennio a questa parte, come dicevo, l'arte digitale, che però ognuno fa la sua scelta. Ci sono degli artisti che stanno facendo il loro percorso anche dignitoso e basta, insomma. Non è cambiato nulla, non è cambiato. Senta. Cioè, è cambiato qualcosa, però fondamentalmente per il pittore non può cambiare perché deve sempre solo sperimentare.
Senta, i suoi prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi, come dicevo, sarà con molta probabilità questa personale a Montecassino. E poi c'è qualcosa in Sud America con l'Istituto Italiano di Cultura, però questo si parla già il prossimo anno. E quest'altra mostra che ci sarà in occasione del bimillenario della morte di Ovidio. E poi per il momento è tutto ancora da decidere, da riflettere. Mi viene una domanda da farle. Proprio ieri c'è stata una sfilata al Cinema Pacifico degli studenti del Liceo Artistico Mazzara, dove i ragazzi hanno provato a disegnare un jeans che sarà prodotto poi dalla Donde Fuller, l'azienda teramana con il nostro amministratore delegato sulmonese Mauro Cianti, e hanno proposto questo jeans nella maggior parte dipinto. Sì. Questo territorio è un territorio, che esprime tante eccellenze, soprattutto l'Istituto d'Arte. Abbiamo visto questi ragazzi impegnati in tanti progetti, quello che poteva essere la giostra cavalleresca, la realizzazione di gioielli. Questa forma di pittura ieri su questi jeans, sui capi d'abbigliamento, lei come la vede? Potrebbe Guardi, essere una rivoluzione nel posso dire una campo mode? cosa, lei forse non lo sa, ma io sono 2 anni che produco abbigliamento da me dipinto. Ah, non lo Maglie, sapevo. t-shirt, pantaloni no, sono almeno 2 anni, si trovano in commercio, in diversi negozi, online. Non sono io che produco, c'è un produttore, c'è uno che realizza sulla base delle mie pitture, dei miei dipinti. Quindi questa è una cosa buona, ovviamente, per carità, sono sperimentazioni che si fanno per una cosa che già esiste. Perché io l'ho sperimentato sul tessuto, ma anche sulla busta, sulla shopper, e su tanti, su diverse altre, anche su una Vespa. Io ho dipinto una Vespa che adesso è al Museo Piaggio di Pondedera. Dovrò fare una Smart a breve. Per quanto riguarda il liceo artistico, stanno facendo un buon lavoro, però secondo me dovrebbero anche, ecco, rafforzarlo con le testimonianze locali. Non dico con il personaggio come Silvio Formichetti, ma anche con altri artisti. Con una direzione, Sì, diciamo. secondo me dovrebbero fare dei seminari, ci sono degli ottimi insegnanti, però visto che il territorio è ricco Ed offre ed personalità offre, che, voglio dire, hanno fare dei comunque fatto una seminari, carriera quindi cioè, importante. se mi viene il preside, il dirigente dell'Istituto d'Arte, del Liceo Artistico, e mi dice ospita dei ragazzi nel tuo studio, ben volentieri. Oppure facciamo un determinato lavoro, ben volentieri. Lo scorso anno io l'ho fatto con il liceo scientifico di Sulmona. Quindi Come hanno se, recepito i ragazzi? benissimo, Che poi, voglio se, dire, lo scientifico non sì, c'entra c'era, niente, se non vogliamo c'entra dire, con niente, l'arte. non c'entra niente, però il preside ha avuto questa genialità, di portare avanti questo progetto, dove io conservo ancora questi lavori fatti da questi ragazzi. Mi auguro di poterne fare una mostra, anche se qualcuno ormai si è anche diplomato, ha preso la licenza liceale. Però insomma è stata una bella esperienza che io ho fatto, ho offerto la mia collaborazione gratuitamente, tra l'altro per un intero inverno, per un'intera stagione. Lei si è formato qui sul Sì, territorio, ho anche girato, nel però senso la sua formazione, la sì. prima formazione di base è stata quella territoriale. Secondo lei che cosa manca a questo territorio per poter sfondare? Parliamo sempre che questo territorio ha molto, Bisogna uscire personaggi. per fare, cioè la mostra non è. Che cosa manca? Il territorio offre una vetrina come il premio Sulmona. Quindi chi partecipa al premio Sulmona poi non deve stare ad aspettare, o il premio Michetti, poi non puoi stare ad aspettare che ti arriva il critico di turno, perché non ti chiama nessuno. Bisogna comunque uscire, Osare. osare. Io questo l'ho fatto. Ho investito tantissimo all'inizio e oggi insomma comincio a raccogliere questi frutti. Ha dipinto anche degli strumenti musicali, ho Sì, visto passare un'immagine. ho dipinto dei violini. Per Per musicisti di un Sulmona? collezionista del Triveneto. Perfetto. Senta, siamo in Settimana Santa. Questo territorio ricco di due manifestazioni importanti, processione del Venerdì Santo e la Madonna che scappa in piazza domenica. Se Sì. dovesse realizzare un quadro sulla Madonna che scappa in piazza, che cosa farebbe in questo momento senza pensarci? Il pianto delle madri coreane.
farei. Il pianto delle madri coreane, perché è un avvenimento legato a diversi anni fa. La Madonna che scappa è la Madonna, una madre. Che piange il dolore del figlio all'inizio e poi lo rincorre perché è risuscitato. Appunto. Farei questo, dipingerei una scolatura di lacrime, però in tridimensione si vede questa luce gialla. Molto bella come immagine, complimenti, è stato molto bravo. Senta, siamo in chiusura, io le faccio l'in bocca al lupo, la ringrazio di essere stato qui con noi, le auguro buona Pasqua a lei e alla sua famiglia. Anche a voi tutti, da parte mia e della mia famiglia. E spero di vederla presto. Assolutamente. Grazie, prego. Grazie. A voi telespettatori lascio una buona Pasqua, una buona Settimana Santa e ci vediamo giovedì prossimo per la nostra trasmissione. Arrivederci.